Benvenuti assistenti in un video fuori programma. Ma che ci faccio con questa vestaglia? Che poi in realtà non è vero, perché manco sono in pigiama, cioè c'ho sempre la felpa quando registro, ma dettagli. Che ci faccio con questa vestaglia, con questi capelli improponibili, ma comunque più proponibili rispetto al video della tier list, senza dubbio. E soprattutto di mattina, con un video fuori programma, tra l'altro, perché oggi è lunedì. Ragazzi, sono qua perché i Pocket Tournament hanno avuto ufficialmente inizio. Infatti, quelli che mi seguono su Instagram hanno saputo delle cose, infatti si sono iscritti. Oggi però sono qui per annunciare ufficialmente i Pocket Tournament anche su YouTube, in modo da aiutarli un po' di più. E annunciare ovviamente anche i regolamenti che sono stati, non dico solo accentuati, perché in realtà sono stati specificati, ma nessuno è andato a vederli, quindi figuratevi. Però diciamo che è una delle regole che si va aggiungere, quindi ok. Le regole sono le seguenti. I Pocket Tournament per il momento, visto che sto registrando questi, cioè per l'altro sto organizzando questi nei mesi di maggio, seguiranno il regolamento della season 9, così via. Tra un mese seguiremo quelli della season 10 e così via. Si aggiunge solo la regola extra di essere per l'appunto all'interno del server Discord assistenti di Pocket, il mio server. Il regolamento per intero è questo. I Pocket Tournament si svolgono sempre e unicamente di domenica. Mi dispiace per quelli che magari lavorano lunedì, però per dare una mano alla parte più studentesca delle persone che mi seguono, la facciamo di domenica, che è meglio per tutti. E andranno a seguire appunto il regolamento della season corrente, quindi della stagione competitiva ufficiale di Pokémon Spada e Scudo. Per visualizzare le regole, in questo caso che siamo in season 9, vi basterà andare nel Battle Stadium, nel VS, andare in Stadio Lotta, scaricare le regole, regole della season 9, e avrete fatto. In questo modo potrete visualizzare l'intero regolamento e potrete anche avere il regolamento in caso vi dovesse servire. La regola extra, come ho appena detto, è far parte del server Discord assistenti di Pocket, così che poi la raccolta della classifica possa avvenire in modo ordinato e pulito. Che tanto la fanno Marmotto e Fulmi, quindi in realtà meno me ne frega un cazzo. I primi tre classificati di ogni Pocket Tournament avranno diritto a dei premi. Per il primo classificato, 6 Pokémon a scelta in un gioco Pokémon a scelta. Questo vuol dire fondamentalmente che potete anche chiedermi 6 Pokémon da farvi ottenere su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. Il secondo posto, 4 Pokémon a scelta su Pokémon Spada e Scudo, restando vincolato appunto in Pokémon Spada e Scudo. E il terzo posto, 2 Pokémon casuali su Pokémon Spada e Scudo. Però, come la top 3 del primo torneo sa, è possibile convertire la propria posizione in punti Dream, rispettivamente 3600 per il primo posto, 2700 per il secondo posto e 900 per il terzo posto. Ma cosa sono e a cosa servono questi punti Dream? I punti Dream sono dei punti che vi permetteranno di ottenere materiale per altri segreto o sconosciuto riguardo un progetto futuro del Professor Pocket. Ed in aggiunta a questo avete anche possibilità di utilizzare i punti per sfidare me, per sfidare Marmotto, per sfidare Fulmi, per partecipare a una live, per avere fortuna nel battle. Voglio avere dei punti Dream adesso. Insomma, la lista completa ve la lascerò in descrizione perché è lunga da dire. E in aggiunta vi lascio anche il link al sito dei Pocket Tournament, così che potete andare a vedere anche lì. Vi ricordo che nella sezione eventi di quel sito è possibile vedere sempre i prossimi Pocket Tournament già programmati. E ve lo dico qua, ve lo dico adesso, alle 7:41 del 9. Ok, ve lo dico ora. Non ci sarà un video per ogni Pocket Tournament perché muoio. Quindi questo è il video per annunciare che ci sono, poi Instagram, sito dei Pocket Tournament, Discord, basta. Quindi signori, alla fine, il prossimo torneo si svolgerà domenica 16 maggio dalle ore 16 alle ore 18:59. Ovviamente potete anche arrivare alle 18, non ce ne frega niente, l'importante è che vi iscrivete entro il giorno prima. E per l'appunto per iscriversi servirà l'ID della gara che troverete in descrizione, su qualsiasi social, sul sito dei Pocket Tournament e in sovraimpressione in questo momento. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, e se l'idea dei tornei vi ha intrigato, lasciate un bel like, uno ogni mese che ho tardato a farli uscire. Un miliardo di like in un minuto. In descrizione trovate, oggi più importante che mai, i link a server Discord, del gordo obbligatorio in caso di partecipazione ai Pocket Tournament. E non è che dovete stare in call, ragazzi, magari mi dite questo vuole soltanto che la gente entri a caso, no, serve per usare la chat testuale. Ovviamente appena entrate, voi mi scrivete in generale, sono un giocatore di Pocket Tournament, io vi do il ruolo giocatore, così che non rompo le palle a tutti,
vi spostate in chat testuale Pocket Tournament in modo che se anche non scrivete, non entrate in call, non è obbligatorio quello, però quando finisce il torneo potete mandarmi lo screenshot dei risultati della gara nella chat testuale, tutti quanti dovete farlo, perché finché non lo fate tutti io non posso fare la top, quindi magari i top 3 che sanno di essere top 3 devono aspettare per forza, ed è brutto. Instagram per aggiornamenti e miei minicalini, e infine Twitch, dove ogni mercoledì e venerdì sono in live alle ore 16:30. Noi ci vediamo domani con il primo finalmente episodio di Assassin's Creed Plus, che ha avuto un po' di ritardo perché sto facendo una settimana video, una settimana no, una settimana video, una settimana no. Finirà presto questa cosa, non vi preoccupate. Mercoledì in live di Battlespot, giovedì con un video di Tier Maker, finalmente torna perché vi è piaciuto molto il primo, quindi vai col secondo. Infine venerdì con la prima finalmente live di Omori, sempre alle 16:30. Ah vabbè, ovviamente sabato e domenica Undertale alle 12:15, ma già si sa. Quindi per oggi è tutto, arrivederci assistenti.